Ciao ragazzuoli, benvenuti o ben ritornati qui nel mio canale, io sono Rick. Eccoci qui con un nuovo video della serie L'Opening Pack dei Poveri. Vi ricordo che, per chi non lo sapesse ancora, questa è una semplicissima serie in cui andremo a sbustare i pacchetti dati in omaggio con l'edizione Ultimate Team di FIFA 15 e quelli anche con dati con il preordine, quindi sono due pacchetti a settimana, ancora per poco, poi sarà un solo pacchetto a settimana, e tenteremo di andare a vedere se è possibile trovare effettivamente qualche giocatore degno di nota senza dover spendere una cifra, ecco, in crediti e quant'altro, oppure se è totalmente inutile fare lasciarsi abbindolare dall'edizione Ultimate, perché i pacchetti regalati non servono a niente. Per il momento, nel senso che non abbiamo trovato cose incredibili, ma comunque qualche giocatore intorno al 79-80 l'abbiamo trovato. Andiamo a sbustare allora il primo pacchetto, dai, scegliamo lui. Ok, abbiamo anche guadagnato un trofeo, scarta in serie. Ok. Eccoci qui, niente di eccezionale, 75 Lustig, 77 Mustafi e 78 Mitroglou, il giocatore più forte del pacchetto, quindi un 78, vabbè. Contratti, un altro contratto che però è un oggetto raro, niente, forma fisica, stile intesa. Abbiamo il pallone, Derby Star. E abbiamo lo stemma del Feyenoord. Ok, inviamo tutto al club e vediamo se adesso saremo un po' più fortunati. Ok, sono doppioni, infatti il Feyenoord me lo ricordavo, quindi niente, lo scartiamo perché tanto 30 crediti, brividi. Ok, ho ovviamente schiacciato qualcosa che non dovevo schiacciare. Ok, apriamo questo, ragazzi, vediamo se saremo un po' più fortunati oppure se semplicemente andremo di male in peggio. Vediamo, e infatti andiamo di male in peggio. 77 Gurpegi Ox, che è un 75, Gurpegi che è un 77, appunto, è spagnolo, vabbè. E un 77 Pratto, quindi ok. Contratto giocatore. Abbiamo un altro contratto come raro, come oggetto raro, forma fisica, intesa. Abbiamo poi la divisa dell'Olympique Lyon e poi abbiamo l'SC Bastia, che non conosco, ragazzi. Due francesi, se non vado errato. Ok, anche qui mandiamo tutto al club. Ok, niente di che, ragazzi, quindi non abbiamo trovato davvero niente di che. Questa volta abbastanza deludente sotto le aspettative, perché almeno le ultime volte un 79 l'avevamo trovato, se non vado errato. Allora, diamo un'occhiata, ragazzi, vi faccio vedere la mia squadra, eccola qui, un 74 di intesa, incredibile. Non mi dispiacerebbe farla con, come molti di voi appunto mi hanno suggerito, con qualche spagnolo, cioè a base spagnola, perché comunque di giocatori spagnoli ne ho trovati un bel po', non forti, ma insomma la base per un'intesa maggiore c'è, come potete vedere. Questa è la mia panchina con le riserve, ve la faccio vedere velocemente. Vedete qua. Quindi ecco, siamo intorno, si sembra al massimo un 77, 78, 79, ecco. Ah no, qua c'è un 80. Schneiderlin, se non vado sbagliando, ok. E niente, vedete, abbiamo un po' di spagnoli, sono 5, 4, 2, 3, 4, sì, sono 4. Niente, fatemi sapere, ragazzi, se avete qualche suggerimento da darmi, che è sempre ben accetto, in quanto io sono una pippa astronomica, non ci capisco assolutamente niente.
Intanto vi ringrazio per aver visto questo video, spero sia stato di aiuto, nel senso spero di avervi fatto passare qualche minuto in compagnia, ecco. Vi ricordo di lasciare un commento per dirmi la vostra, che soprattutto in questa serie è importantissima ancora più che nelle altre. Vi ricordo di lasciare un mi piace se avete gradito, iscrivetevi alla pagina di Facebook e mettete mi piace, la trovate in descrizione come sempre, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzuoli!